caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io direi Lukaku. Questo ragazzo ha tutte le caratteristiche per diventare uno degli attaccanti più forti in assoluto. Nonostante la stazza, è molto veloce e ha un tiro potentissimo, uno che può mettere paura a qualsiasi difesa. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Prova la giocata nello spazio. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Bailey, Valencia, Smalling, palla in profondità sulla fascia, traversone di Mkhitaryan, passaggio in avanti, decide di provare la giocata individuale. Bailey riceve in ottima posizione. Si libera la grande. Prosegue nella sua corsa. Attenzione, tenta la conclusione. Ed ecco il gol. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. I tifosi volevano proprio questo, ma attenzione, è solo l'inizio. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cerca il compagno in area. Ancora dentro, occhio al tiro. Palo. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Sulla fascia, ecco Keita, cross di Keita, Ibrahimovic, ha perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. Prova il filtrante, ottimo intervento, ottimo disimpegno, fondamentale. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Palla in avanti verso il compagno. Se ne va. La mette in mezzo. Si trovano a inseguire, ma non devono farsi scoraggiare. Bisogna riordinare le idee per ritrovare concentrazione e disciplina. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Vuole la può tentare la conclusione. Palla in fondo al sacco. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Pogba realizza la sua seconda rete in questa stagione. Si riparte, di nuovo in parità. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. E come spesso avvenuto nelle ultime settimane, sono andati in gol nella fase centrale del primo tempo. E trova il compagno. Pogba prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca la profondità, sulla fascia. Cerca un compagno. Cerca spazio. Tocca verso il centro. Tocca con la testa. Gol! Gol meraviglioso! Non si sono disuniti e sono tornati avanti. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno.
giocata nello spazio. Dentro il pallone, te. Attenzione al tiro. Può andare al tiro. Keita ci prova con una palla bassa. Palla riconquistata immediatamente. Riceve il passaggio. Conclusione. Zlatan Ibrahimovic, il dominatore del campo. Sono già scappati via avversari in difficoltà. Ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. E si riparte con due gol di vantaggio. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Palla larga in profondità. E passa. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Allarga sulla fascia. Palla tagliata bassa. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Ecco Keita. Si libera alla grande. Ottimo disimpegno, la spazza via. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Non sempre abbiamo la fortuna di commentare partite come questa. Per i tifosi delle due squadre la tensione è forse insostenibile, ma per gli amanti del calcio neutrali è uno spettacolo per gli occhi. 3-1 e siamo nell'intervallo, una partita divertente e credetemi ancora in qualche modo aperta. Il direttore di gara ha dato via alla seconda frazione di gioco. Può crossare in aria. Salta e colpisce di testa. Non si fermano più, ancora a segno. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ibrahimovic ha dato prova di grande forza fisica. La difesa gli stava addosso, ma non c'è stato nulla da fare. Quando fa così è davvero inarrestabile. Si riparte con una differenza di 3 gol, non poco. Cerca un compagno. Ottimo passaggio, deve tirare. Vidal. Vidal. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Lucas Moura può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. In profondità sulla fascia. Se ne va. Da lì può concludere. Lungo passaggio in avanti. Keita prova a salire sulla fascia sinistra. Cerca la profondità sulla fascia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Provato l'azione individuale. Pallone regalato agli avversari. Hanno iniziato bene il secondo tempo e sono andati subito in gol.
Ora non devono chiudersi in difesa, ma insistere per incrementare il vantaggio e mettere al sicuro la vittoria. Tocco morbido e c'è una palla filtrante. Cerca lo spunto. Occhio alla conclusione. Recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Cerca la rete. Pogba. Keita. Cerca spazio. Occasione da rete. Ce l'hanno fatta. E sembrano davvero non volersi fermare. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Moura. Accelera sulla destra. Si libera la grande. Può calciare la rete. Lucas Moura prova a metterla in mezzo. Allontana il pallone. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro. Mkhitaryan! Gran palo! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Sapeva esattamente cosa fare ancor prima che gli arrivasse la palla. Si è coordinato bene, ma ha sbagliato la conclusione lo stesso. Valencia. Pogba. Cerca spazio. Può concludere. Zlatan. Ibrahimovic, il dominatore del campo. Ne segnano un altro e adesso piove su Bagnato. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. E allora è un dominio assoluto. Sulla sinistra. Qualche protesta, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante e dunque rimessa da fondo. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Vidal ci mette il fisico e conquista il pallone. Pogba la appoggia sulla fascia, cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia, cerca un'azione veloce, gioca con un pallone lungo, bel lancio in profondità. Sulla respinta. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. C'è un doppio cambio. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Valencia.
non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Riesce a sfondare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. C'è la palla lunga in avanti. Lingard cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. È lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Blind. Vidal. Allarga sulla fascia. Prova la giocata nello spazio. Verticalizzare. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Altri magari si sarebbero disuniti, ma loro no, hanno dimostrato di non mollare mai, hanno avuto grande lucidità e alla fine il risultato è positivo. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Era davvero difficile pronosticare un risultato diverso da questo. Siamo arrivati alla fine. Grazie a Luca Marchegiani per il suo contributo e buon pomeriggio a tutti.